Ehi là, salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come vi ho detto dal titolo, oggi vi voglio mostrare tutti quei capi che secondo me questa primavera sono indispensabili, sono da avere. Ovviamente primavera e estate perché sono cose abbastanza leggere. Se avete visto l'haul primaverile di un paio di settimane fa, la maggior parte di questi capi li avete già visti, ma in questo video li guardiamo sotto un'ottica diversa, nel senso che ho selezionato da Pinterest diverse idee outfit con appunto ognuno di questi capi e poi vi faccio vedere invece come li indosserei io, come li indosso io. E nulla, quindi bando alle ciance e iniziamo subito col video. Il primo capo che vi mostro, che ormai si vede ovunque, ogni dove, è la gonna lunga di jeans. La trovate veramente in tutti i negozi anche a pochissimo prezzo. Io ho preso questa qua di Stradivarius che guardando in giro era una delle mie preferite. Questa qua è a vita alta perché a vita bassa non mi fa impazzire perché è già una gonna che non segue molto le forme. Quindi il fatto che sia a vita bassa mi dà l'idea che crei più troppo un quadrato, non so come spiegarlo. Invece a vita alta sicuramente slancia molto di più. Io l'ho presa con lo spacco qua davanti, in basso è tagliata al vivo ed è lunga, lunga, lunga fino ai piedi. Stanno andando tantissimo sia appunto lunghe, lunghe così fino ai piedi, sia invece midi, quindi che tagliano altezza polpaccio. Io l'ho scelta lunga, lunga sempre per il fatto che secondo me slancia di più e sta meglio sulla figura, però dall'altra parte devo ammettere che ha delle pecche, nel senso che quando camminate, almeno questa, non so se lo fanno tutte, se ce l'avete anche voi provate a scrivermelo nei commenti, man mano che camminate, dopo un po' che ce l'avete su, il bordo qua sotto tende a fare il risvolto così, perché quando camminate pesta dietro le scarpe, quindi essendo tagliato al vivo tende un po' ad arrotolarsi e salire, ed è un effetto che non mi fa particolarmente impazzire. A parte quello, devo dire che è super stilosa. Vi lascio qua diverse idee outfit che ho trovato su Pinterest e veramente secondo me è abbinabile in tantissimi modi. Sta bene sia col texano, sta bene con un blazer, un tacco per renderla un po' più elegante, ma sta bene anche con una canottierina bianca e una sneakers in modo tale che sia più sportiva, più da tutti i giorni, con la giacca di pelle dà un effetto un po' più rock. Insomma, è molto versatile e secondo me sta bene veramente a tutte le fisicità. Questo invece è l'outfit che ho creato io, ovviamente semplicissimo perché io super semplice, comunque top gonnellona e appunto io l'abbinerei con il texano. È la scarpa con cui ci sta meglio, a mio parere, nel senso che la gonna lunga è sempre un po' stile campagnola, quindi col texano ci sta divinamente e poi non so, mi piace un sacco l'effetto che quando cammini esce lo stivale. Questo è l'outfit completo. Altro capo che vi mostro, questo qua non l'avete visto nell'haul perché è nuova nuova di zecca, infatti ha su ancora il cartellino, non l'ho ancora indossata, però era da tantissimo che volevo una camicia seria. Di solito io compro sempre le camicie di Zara, però la camicia come il blazer secondo me è uno di quei capi che se lo prendete non di altissima qualità, secondo me è una cosa che si nota. E quindi era da tantissimo che volevo una camicia seria, bella, fatta bene, che vestisse bene e che non si sciupasse appena la guardi. E quindi ho trovato questa qua di Ralph Lauren, l'ho presa il Rinascente questa. È di un cotone, non so come dirlo, non è il classico tessuto da camicia leggero leggero che si sciupa subito. Questo qua è bello bello pesante e come vedete non... Vedete? Non si sciupa per niente. Questo qua per me era un requisito fondamentale. Comunque, ripeto, classica camicia, questa qua c'era bianca, rosa, azzurra e bianca, azzurra, righine. Classico cavallino di Ralph Lauren qua sul petto e per il resto è una semplicissima camicia che va giù dritta. Sta da Dio, neanche ve lo dico, con un paio di jeans. È carinissima anche quest'estate, magari con sotto un top o un corsetto e un paio di shorts, questa qua messa sopra magari la sera se uscite fa un po' più freschino. Potete scegliere se prenderla super over e metterla tipo sorta vestito con magari sotto un paio di shorts che però non si vedono, insomma ci sono mille mille modi per metterla, potete fare il nodino, potete infilarla dentro e secondo me è una di quei capi che nell'armadio
va sempre bene, anche d'inverno sotto un maglioncino. Fa sempre la sua figura perché potete scegliere se metterla in un modo un po' più elegante oppure un po' più sportivo. Questa invece è la camicia indossata, ovviamente infilata meglio. Guardate quanto è elegante, messa semplicemente con un pantaloncino di jeans. Io poi l'ho abbinata ancora ai texani perché mi piaceva il fatto che il cavallino riprendesse il colore beige degli stivali. Messa anche con le Converse e poi le ho dello stesso identico colore. Secondo me è molto molto elegante. Altro capo che questa primavera estate sta spopolando è il gilet, anche questo di Stradivarius. Questo qui che è semplicissimo con i quattro bottoni al centro ed è leggermente crop, nel senso che non arriva giù basso ma si ferma sulla vita come se fosse un crop top, però un po' più lungo nel senso che arriva sotto l'ombelico. E questo qua è proprio il classico, quello da smoking, e anche questo è versatile. So che lo sto dicendo di tutti i capi, però io sono per la praticità. Ovviamente sta bene sia con il pantalone a palazzo dello stesso colore, proprio come se fosse un completo, ovviamente senza giacca perché è primavera, estate, fa caldo. Quindi pantalone a palazzo nero, ma anche colorato per spezzare un po'. Tutto bianco, non vi dico neanche elegantissimo. Sta bene anche un po' effetto anni 2000, quindi metterlo con un cinturone e pantalone a vita bassa. Sta bene con una gonnellina. Tra l'altro su Pinterest ho trovato un outfit con questo gilet qua, simile ovviamente, però in jeans. Pauroso, è bellissimo. Quindi sta bene sia così indossato da solo come top. L'unica cosa che mi fa paura è che questo tessutino qua in estate quando fa tanto caldo, secondo me fa sudare un pochettino. Però se ci mettete sotto un top tipo senza maniche, secondo me non si vede bello scollato, non dovrebbe vedersi. Però dall'altra parte sta benissimo anche con sotto una camicetta, una canottiera, questo messo aperto, una maglietta maniche lunghe super leggera e questo qua tenuto sopra aperto. Insomma, è uno di quei capi che secondo me dà un tocco in più all'outfit. Questo, essendo crop, a me piace utilizzarlo con i pantaloni a vita bassa per ricordare un po' gli anni 2000, appunto. E questo outfit qua con un tacco potrebbe essere un outfit semplicissimo e super stiloso per uscire a cena. Andando avanti, non potevo non mostrarvi loro, che sono i pantaloni cargo, che tra questi e i parachute stanno andando tantissimo. Io i parachute non li ho ancora comprati perché sinceramente non mi convincono tanto, mentre i cargo ne ho comprati due paia. Questi qua di Bershka neri, li ho comprato di una taglia in più così almeno posso indossarli a vita bassa. E classici cargo, quindi hanno i tasconi davanti, i tasconi dietro, le tasche classiche qua normali e sono appunto tutti neri fatti così, mentre l'altra tipologia che ho preso, in realtà la tipologia è sempre la stessa identica, questi qua invece sono di Pull & Bear, sono verdi militari e questi qua invece sono della mia taglia, quindi da portare a vita alta normalissimi. I cargo vi devo dire che non ho ancora sdoganato il fatto di metterli coi tacchi. So che tantissime li mettono, forse questi due non sono ancora, non sono proprio la tipologia che sta bene coi tacchi, o forse non li vedo bene su di me. Vi ho selezionato comunque qualche outfit con i tacchi, però secondo me la cosa migliore per indossarli sarebbe con gli anfibi o con le sneakers. Oltre ad essere molto molto comodi così con tutte queste tasche potete infilarci dentro tutto quello che volete. E devo dire che nell'ultimo periodo il look un po' militare mi sta piacendo veramente tanto. I cargo lo rispecchiano tantissimo. È vero, non mi piace indossato insieme al tacco, però con un corsetto per renderli un po' più eleganti, secondo me ci stanno. Che è un bijou, fatemi sapere nei commenti secondo voi se è bocciato o se è approvato. Quindi pantalone cargo, in questo caso ho messo quello a vita bassa perché sennò quello a vita alta mi interrompeva il corsetto a metà e non mi piaceva. Quindi cargo super over di una taglia in più con questo corsetto qua, secondo me ci può stare. Sempre stesso stile, sempre stesso discorso un po' militare, gonnellina cargo. Ovviamente il pantalone magari per questo periodo che fa un po' più freddo, quando dobbiamo levarli andiamo di gonnellina. Questo qua a me piace tantissimo, questa è a vita bassa, è di Zara e ha la tascona qua davanti che è vera e le tasche invece qua dietro che sono finte, hanno solamente la linguetta.
Ecco, questa invece l'ho già sdoganata con i tacchi, nel senso che questa col tacco e un bel top, secondo me, per l'estate è divina. Devo ammettere che con questa non ho trovato tantissimi outfit. Ne ho trovato uno super carino, molto anni 2000, con la canottiera tutta attillata e i sandali grossi con la para alta. Quello devo dire che mi è piaciuto un sacco. E, perché poi la maggior parte degli outfit con questa erano gonnellina, anfibio e top. È il modo migliore in assoluto per sfruttarla. E niente, quindi con questa non ne ho trovati tantissimi, però secondo me è un capo che basta solo lei e fa la sua figura. Un altro trend che questa primavera andrà un sacco sono l'intimo a vista, tra virgolette, quindi giocando con le trasparenze, eccetera, eccetera. Quindi la gonnellina cargo ho deciso di abbinarla in questo modo qua, quindi top di Calvin Klein con sopra questa magliettina trasparente, è di Hollister e in realtà la vendono con attaccata sotto una canottierina tutta nera. Io ho staccato la canottierina e l'ho abbinata così. Il tutto con i texani. L'ultimissima cosa che vi mostro, questo qua non è un capo, ma sono un paio di scarpe e sono le 550 della New Balance. Ve l'ho fatto vedere in tantissimi video ormai, però ne sono super orgogliosa e non smetterò di ripetere che sono, secondo me, le scarpe perfette. E, non costano tanto, se riuscite a trovarle, ovviamente, se le prendete in resale, così i prezzi sono più alti. Se riuscite a trovarle normalissime, semplicissime sul sito della New Balance, hanno un prezzo super abbordabile e sono comodissime e super versatili. Io ho selezionato qua degli outfit un po' più sportivi e degli outfit anche, addirittura una l'avevo abbinata al blazer e ci stava andando io. Ovviamente non dico che sono insostituibili, nel senso che sono molto simili magari alle Air Force, alle Gazelle dell'Adidas, insomma. Fanno parte di tutto questo range di sneakers che, essendo molto classiche, ovviamente poi dipende anche di che colore le comprate, però essendo una forma, un modello molto classico, stanno bene con tutto. Ovviamente il mio abbinamento preferito è quello con la calzina e uno shorts, una gonna. Messe in modo elegante, quindi con un blazer o un vestitino, non mi fanno letteralmente impazzire, vi devo dire la verità. Però da tutti i giorni, secondo me, sono bellissime e non vi sto neanche a dire che io ho scelto questo perché questo rosa è stupendo. E nulla ragazze, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, qual è l'outfit che vi è piaciuto di più, se anche voi avete questi articoli, se avete intenzione di comprarli o se avete altre idee di articoli che sono fondamentali da avere questa primavera. E nulla, io vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video. Ciao ragazze!